Un paesaggio può essere riprodotto nella fedeltà dei colori o enfatizzando la saturazione, il contrasto o la nitidezza. A volte la bellezza dello scatto può dipendere da una riproduzione totalmente sbagliata dal punto di vista cromatico. Nell'era digitale la manipolazione è un fatto comune e quindi si può pensare di agire in fase di post-produzione. In passato, invece, i fotografi si dedicavano a un'approfondita ricerca sulle pellicole per decidere quando usarne un tipo e non un altro. Esistevano pellicole nate per rendere al meglio l'incarnato della pelle, per i paesaggi, per le tonalità verdi. Quando fotografate in digitale, mantenete lo stesso approccio, ossia decidete quanto più possibile in fase di scatto come volete riprodurre una scena. Rimandare alla fase di post-produzione l'elaborazione può avere degli svantaggi. Non potete verificare subito di aver ottenuto il risultato desiderato. Se non scattate in RAW, l'elaborazione sulla resa del colore o dei contrasti porta ad una riduzione della qualità dell'immagine. Perdete tempo. Le fotocamere sono dotate di una funzionalità chiamata Picture Style, che però è poco utilizzata. In pratica è come avere una pellicola per ogni situazione di ripresa. I settaggi e le regolazioni variano leggermente da modello a modello, ma in generale esistono delle impostazioni standard. Il Picture Style Standard, attivo sulla Reflex, è pensato per enfatizzare leggermente la nitidezza e la saturazione, elementi sempre apprezzati in ogni scatto. Lo stile ritratto aiuta nella corretta riproduzione del colore della pelle ed è particolarmente adatto alla ripresa di donne e bambini. I toni giallo-magenta dell'immagine vengono spostati verso il rosso, in modo che la pelle risulti rosa. La saturazione è leggermente enfatizzata, mentre la nitidezza è più bassa, per donare la sensazione della morbidezza naturale della pelle. In una foto di paesaggio è essenziale enfatizzare i colori di cielo ed altri elementi naturali, come il prato e gli alberi. Lo stile panorama non fa altro che aumentare la saturazione dei toni blu e verdi e rafforzare nitidezza e contrasto per sottolineare i dettagli in secondo piano, come le montagne sullo sfondo. Lo stile neutro è adatto alla realizzazione di immagini che esprimano particolare delicatezza e morbidezza. Il contrasto e la saturazione sono bassi, ma i dettagli della foto vengono comunque registrati nel file, che può così essere elaborato successivamente per trarne il meglio. Usate questa impostazione se intendete effettuare una post-produzione particolarmente impegnativa. Lo stile immagine fedele ha la caratteristica di riprodurre i colori in modo molto fedele, come li vedete a occhio nudo, abbassando leggermente il contrasto. Risulta quindi indicato anche nella produzione di fotografie, opere d'arte o oggetti, casi in cui mantenere il colore originale è essenziale. Con lo stile monocromo, si possono scattare immagini in bianco e nero direttamente on camera. Viene leggermente enfatizzata la nitidezza ed è possibile selezionare dei filtri, seppia, blu, per determinare la dominante cromatica del bianco e nero finale. Potete anche creare dei vostri stili agendo su nitidezza, contrasto, saturazione, tonalità colore. Regolate ogni voce decidendo se impostare un valore per enfatizzare o limitare la resa di quella specifica componente dell'immagine. Infine, salvate come impostazione personalizzata.
Se scattate in RAW e sviluppate le immagini con il software originale della fotocamera, potete modificare l'impostazione del Picture Style. Specialmente all'inizio, è possibile fare delle prove per capire nella pratica e su un monitor di qualità la resa di ciascuna impostazione. Inoltre, in alcuni casi, è possibile modificare o creare nuovi picture style sul computer e poi trasferirli sulla fotocamera.